Bentornati, regà! Qua è Savix che vi parla con la news del secolo. Finalmente siamo tutti belli, contenti. Molto probabilmente Rockstar, tramite la polizia di Londra, l'aiuto dell'FBI, è riuscita ad arrestare questo fantomatico bimbo minchia hacker del cazzo che ha rilasciato tutti questi leak. Allora, ragazzi, oltre a informarvi di questa cosa, vi faccio vedere dal post che ho trovato online in rete, vi faccio passare in questo momento sullo schermo, ragazzi. Vi voglio informare anche di un'altra cosa che è successa proprio in questi giorni. Se ne è parlato poco, apposta perché Rockstar, come voi ben sapete, è molto molto sulle sue, se ne sta molto sulle sue e cerca di far trapelare sempre il meno possibile, anche quando fa uscire i giochi, gli aggiornamenti, rilascia proprio poco per accontentarci, ci dà il minimo indispensabile per andare avanti. Allora, ragazzi, vi voglio informare e ricordare di una cosa. Vi ricordate che un po' di tempo fa è uscito un leak? Praticamente era un leak che parlava di GTA, ragazzi, ma tutto scritto. Quel pazzo fantomatico che aveva scritto 70 pagine, non mi ricordo ora quante cazzo di pagine erano. Comunque, sto pazzo aveva scritto tutto quanto il gioco, ma in modo discorsivo, spiegando cosa c'era nel gioco, cosa non c'era, attività, cose varie. E ragazzi, effettivamente noi pensavamo che quel leak era forse vero, forse falso, e vi posso assicurare che il 65-70% della roba che era stata elencata era tutta vera. Quindi cosa è successo? Take-Two, ragazzi, ha fatto sparire quel contenuto, quindi ovviamente chi l'ha già scaricato, chi lo possiede, lo ha senza problemi, ma online non si riuscirà più a reperire perché Take-Two l'ha fatto sparire. Perché l'ha fatto sparire? Perché effettivamente dentro quel leak è scritto, ripeto, era tutto discorsivo, raccontava cosa c'era in teoria in GTA 6, la maggior parte delle cose erano vere e quindi hanno deciso di farlo fuori. Ragazzi, queste sono le ultime news per GTA 6. Take-Two è stata anche lei violata qualche giorno fa, ho già detto ieri nel video. Rockstar ha detto che a ottobre ci farà vedere effettivamente un pezzo di trailer con il logo. E niente, ragazzi, dobbiamo solo aspettare e vedere cosa ci faranno vedere. Io spero che i miei video vi piacciono, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e sbada bam, raga! Al prossimo video, buona visione!